Il nuovo PD di Matteo Renzi lascia subito il segno e anche la Campania fa la sua parte. Sono due i campani presenti nella segreteria di Matteo Renzi, Francesco Nicodemo e Pina Picirno, subito al lavoro per attuare le promesse del vincitore delle primarie del Partito Democratico, soprattutto sotto il profilo della comunicazione. Ecco perché la scelta di Francesco Nicodemo, nuovo responsabile della comunicazione del Partito Democratico. Dobbiamo provare a fare una cosa che in questi anni non si è fatta molto bene, cioè con dei messaggi chiari e forti, che sono quelli poi con cui Matteo ha vinto le primarie, ha portato 3 milioni di persone a votare. Con questi messaggi forti e chiari, bisogna trovare un modo per comunicarli meglio. Questo è sicuramente più semplice del passato. Basta pensare che quando abbiamo fatto la campagna elettorale, la cosa che si è ricordata di più della comunicazione del partito è stato lo smacchiamo sulla terrazza di Sant'Andrea delle Fratte. Però quella cosa, secondo me, è indice di, non tanto di, come di una cattiva comunicazione, ma di un assenso di un messaggio politico forte. Torniamo in Campania, adesso bisogna lavorare per il dopo Amendola. Bisogna lavorare per il dopo Amendola, sì, il congresso regionale è convocato per il 9 febbraio. Io mi auguro che il candidato migliore sia quello che riesca a rappresentare anche in Campania la svolta di Matteo Renzi, dal punto di vista, come dire, generazionale e dal punto di vista delle idee e delle pratiche politiche.